Anima Generosa, celebrazione del 75esimo anniversario della morte di Mario Finzi, è il progetto del CPIA Metropolitano per la valorizzazione del Museo Ebraico di Bologna. Il progetto è tra i vincitori della nona edizione del concorso Io amo i beni culturali 2019-2020, promosso dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Il lavoro si è svolto in partenariato con il Museo Ebraico di Bologna. Completano la ricerca i nostri partner, la Biblioteca Sala Borsa, l'Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri R, la Fondazione Campo Fossoli e il Teatro dell'Argine. L'iniziativa è stata supportata dal gruppo Ardi del Parlamento Europeo. Il progetto, destinato a studenti adulti e giovani adulti di diverse nazionalità, ha come obiettivo la valorizzazione del MEB, il Museo Ebraico di Bologna. Il museo è nato nel 1999 su iniziativa del Comune di Bologna, della provincia, della comunità ebraica e dell'Istituto per i Beni Culturali, con lo scopo di recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale ebraico a Bologna e in Emilia-Romagna. Ha sede in via Valdonica, in un'ala di Palazzo Pannolini, antico edificio posto all'interno dell'ex ghetto ebraico. Mi chiamo Francesca, vi do il benvenuto al Museo Ebraico. Io sono una delle operatrici del museo, mi occupo della sezione didattica, quindi incontro le scuole. E, come avete visto, il nostro museo è diviso in più parti. Dove siete entrati prima è la zona, l'area delle mostre temporanee, quindi sono mostre che durano poco tempo, di solito 6 mesi. La parte dove siamo adesso invece è la parte dove c'è la mostra più duratura, che è stata allestita circa 20 anni fa e racconta circa 4.000 anni di storia e di cultura ebraica. Noi stiamo partecipando insieme a un percorso per un bando dell'IB5, quindi dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna, che ci permette di fare insieme questo progetto. Il progetto è una ricerca biografica su Mario Finzi e di ricostruzione degli eventi che hanno preceduto la sua morte nel campo di Auschwitz-Birkenau nel 1945, condotta consultando in formato digitale diverse fonti e testimonianze autentiche che dal 2001 appartengono al fondo documentario del Museo Ebraico di Bologna. La scelta didattica di far orbitare la ricerca attorno alla figura di Mario Finzi segue l'indicazione del Centro Yad Vashem di Gerusalemme, la Scuola Internazionale per gli Studi della Shoah, che considera prioritario il principio di salvare ogni vittima dall'anonimato, di restituire alla memoria ogni singola esistenza cancellata dall'odio nazifascista e di trasmettere una percezione corretta degli avvenimenti e della loro entità. In quest'opera di ricostruzione, i nostri studenti hanno avuto a disposizione strumenti didattici e divulgativi appartenenti al patrimonio del museo, visitare le mostre con i preziosi reperti esposti, che hanno contribuito a far conoscere il mondo e la vita ebraica prima della Seconda Guerra Mondiale, restituendo alle vittime la dignità di esseri umani unici e irripetibili, con la loro rete di relazioni interpersonali. Nella realizzazione del progetto è stato dunque fondamentale l'apporto dell'area didattica del museo, che in una serie di incontri ha affrontato il tema dell'identità ebraica, che è stata spiegata agli studenti per punti essenziali, attraverso la storia e la cultura della comunità ebraica bolognese, i luoghi, i rapporti con il territorio, le relazioni commerciali, gli usi, i costumi, le feste e i riti. Infine, in un incontro in classe con Francesca Panozzo, si è completata la disamina delle principali fonti documentarie su Mario Finzi per la ricostruzione storica della sua biografia, riletta in relazione agli eventi a lui contemporanei, dall'affermazione delle dittature naziste e fasciste ai primi del XX secolo, alle leggi razziali del 1938, fino alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Studiando la vita del giovane pianista e magistrato bolognese, è stato possibile quindi analizzare le dinamiche e i processi che, nei vari contesti storico-culturali, hanno progressivamente generato il consolidarsi delle idee di diversità come sinonimo di anormalità e o di inferiorità. Ha permesso di far comprendere agli studenti la fenomenologia dell'esclusione e a riflettere su come le scelte, i comportamenti e le opinioni e l'uso della comunicazione possano diventare estremamente emarginanti e distruttive quando sono alimentate da ideologie discriminanti e razziste. I risultati della ricerca sono stati sintetizzati graficamente per mostrare l'impatto distruttivo che queste vicende hanno avuto sulle singole esistenze di milioni di cittadini. Tra queste, sulla vita di Mario, che ha patito una doppia persecuzione per la sua opposizione politica al nazifascismo e come ebreo.
Le attività per la realizzazione del progetto sono state svolte da due gruppi classe di licenza media di circa 70 studenti adulti e giovani adulti del CPIA Metropolitano nel corso dell'anno scolastico 2019-2020. Il primo gruppo è stato coinvolto da novembre 2019 a gennaio 2020 in diverse azioni ed uscite didattiche. Tra le principali, una visita a Biblioteca Sala Borsa per una rassegna sul tema del nazifascismo a Bologna e raccolta delle fonti utili alla ricerca storica con esplorazione di periodici, riviste e pubblicazioni coadiuvata dai bibliotecari Monica Pederzini e Enrico Righi, a cui è seguita una lezione di approfondimento bibliografico su Mario Finzi con selezione di testi a cura di Roberto Ravaioli. Un'uscita didattica con l'esplorazione guidata dei principali luoghi della città, tra cui l'ex ghetto ebraico, la sinagoga e altri principali luoghi legati alla comunità ebraica in cui si svolse la breve esistenza di Mario Finzi. Una lezione in aula con esperto esterno, professoressa Maria Verdi, per l'approfondimento delle vicende tra il 1938-1945 a Bologna con la costruzione di un pannello in cui sono raccolti cronologicamente gli eventi globali che hanno poi portato alla morte prematura di Mario Finzi. Il secondo gruppo ha partecipato alle seguenti attività da febbraio a maggio 2020, prevalentemente online, per via dell'emergenza Covid-19. Lezione online condotta dai docenti Nadia Mosca e Maurizio Montone sulla Resistenza a Bologna consultando le fonti autentiche digitalizzate e pubblicate sul sito web dell'Istituto Parri e proseguimento su temi contemporanei dell'antirazzismo promossi dall'ARDI. Lezione online sulla storia e le funzioni del campo di transito di Fossoli, con visita virtuale e laboratorio didattico interattivo realizzati da Francesca Schintu della Fondazione Campo Fossoli e Francesca Panozzo del Museo Ebraico di Bologna. Sono state realizzate anche attività per alleggerire il carico emotivo spesso avvertito, e che hanno permesso di rispettare anche le differenti sensibilità ed età degli studenti, tra queste, gli incontri per il laboratorio creativo di lettura espressiva con Deborah Fortini del Teatro dell'Argine, attività di grafoscrittura, costruzione di materiali didattici. Attraverso le attività di laboratorio ci si è proposto di incoraggiare l'espressione spontanea, a liberare il pensiero, l'emozione, aiutando gli studenti di diverse età, culture e nazionalità a sviluppare forme di conoscenza multiple, che fanno acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialità espressive, creative e manuali, a confrontarsi con gli altri e a sviluppare spirito di collaborazione. Durante lo svolgimento delle attività è stata prodotta una cospicua documentazione, che raccoglie i contenuti proposti dagli esperti esterni e dai docenti, le esperienze e l'impatto emozionale dei luoghi nelle uscite didattiche, i lavori e le rielaborazioni a cura degli studenti. Questi contributi, testi, elaborati grafici e digitali, foto, video e quant'altro utile alla ricerca, sono stati raccolti in una mostra virtuale interattiva fruibile con visori VR e con PC. Il lavoro conclusivo è stato anche occasione per sperimentare le nuove tecnologie nella didattica e ha permesso di esplorare nuovi spazi espressivi offerti dai mezzi di comunicazione digitali che, con la loro potenzialità comunicativa, hanno contribuito a coinvolgere in modo immersivo gli studenti e i fruitori nello spirito dell'iniziativa.